Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa, centro e cuore di tutto l'anno liturgico. Quest'anno meditiamo sulla Passione di Gesù secondo Matteo. Quando sentiamo parlare di passione, subito pensiamo alle sofferenze che Gesù ha patito per noi. Ed è vero. Ma il termine passione reca in sé una pregnanza carica di affettività, di sentimento, di passione, appunto. E infatti la passione di Gesù manifesta quell'amore ardente che lo ha spinto a dare la vita per ciascuno di noi. La passione di Cristo ci rivela la sua passione per il Padre e per la nostra salvezza. Ha ragione, Padre Hermes ha scritto che a Dio non è bastato farsi uomo, non è bastato lavarci i piedi, non è bastato lasciarci la sua presenza nell'Eucaristia. Ha voluto amarci sin lì, anche nel nostro rifiuto, e lasciarsi inchiodare ad una croce. E contemplando la croce, vedo uno che a braccia spalancate mi grida: ti amo. Miei cari, quando noi cristiani guardiamo la croce, non vediamo anzitutto uno strumento di tortura, ma il segno dell'amore di Dio per noi. Ricordo una piccola storia, semplice ma bella. Un bambino un giorno chiese a suo padre perché tenessero in casa, appeso al muro, un bastone. A tempo debito il padre gli spiegò il motivo. Quando ero piccolo, sono andato con mio nonno a fare un giro al lago. Era inverno. Mio nonno si raccomandò di fare attenzione, ma io non lo ascoltai. Iniziai a correre, ad un certo punto scivolai e caddi nell'acqua che era già alta. Iniziai a gridare, mio nonno accorse, immersi i piedi nell'acqua, tese il bastone, mi trasse in salvo, ma lo sforzo, il freddo gli procurarono un infarto e morì di lì a breve. Quel bastone mi ricorda l'amore di mio nonno che si è sacrificato per me. Ancor più, miei cari, la croce ci ricorda l'amore di Dio che ha dato la vita per ciascuno di noi. Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me, dice San Paolo. Miei cari, meditare la passione, contemplare il crocifisso, significa lasciarsi dire al cuore: ti amo e ti amerò sempre, anche nelle tue infedeltà, anche nei tuoi peccati, anche quando mi abbandoni, anche quando pensi che io non ci sia o fai come se io non esistessi. Ti amo e non smetterò mai di amarti. E ricorda, le mie braccia sono sempre aperte per stringerti in un abbraccio di misericordia. Allora, miei cari, sarebbe bello se entrassimo così nella Settimana Santa, desiderosi di fare un passino in più nel mistero dell'amore di Dio per noi. Ora, per aiutarvi nella meditazione, nella contemplazione, vorrei soffermarmi con voi su un momento toccante, su una frase commovente. Gesù in croce, che negli ultimi istanti della sua vita grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vediamo un po'. Gesù è stato abbandonato dai suoi, rinnegato e tradito, e insultato dai passanti, dai capi religiosi, dai soldati. In questo clima di disprezzo e di solitudine umana si aggiunge un'altra solitudine. Gesù non avverte nemmeno il conforto del Padre. Dice infatti: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù si rivolge al Padre, ma il Padre tace. Gesù, che è uno con il Padre, non sente il Padre. Sperimenta così l'abbandono del Padre. Secondo alcuni autori lo sperimenta in modo oggettivo, perché Dio non interviene in alcun modo, e lo sperimenta in senso soggettivo, cioè Gesù sente il vuoto di un'assenza, non percepisce risposta alcuna. Addirittura, secondo molti mistici, nostro Signore in croce ha sperimentato quello che vive chi è senza Dio, chi si sente abbandonato, chi non crede, chi è nel peccato. Così Gesù vive nella solidarietà estrema con noi, con tutti noi. Arriva sino al punto di maggior distanza da Dio per riportarci tutti a Lui. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché? In questo interrogativo senza risposta si concentra il dramma dell'umana esistenza, segnata dal dolore e dalla morte. È notte sul Calvario, è notte in pieno giorno. In quella breve notte di appena 3 ore si condensano tutte le nostre notti, i nostri vuoti, i nostri tormenti interiori. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Perché sto vivendo questo dolore? Perché è morta questa persona cara? Perché questo problema non si risolve? E Dio tace. Eppure, miei cari, il Dio silente non è un Dio assente. È un padre che nel figlio amato immola il proprio cuore, che tutto donato diventa puro silenzio. In quel silenzio di Dio c'è in realtà la più alta risposta, la più delicata e sofferta compassione. È il silenzio carico di una presenza che sostiene il figlio nel tragitto che deve percorrere, come una madre che tiene la mano del figlio accanto al letto del suo dolore. E Gesù lo sa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù cerca il Padre, anela al Padre, ma il suo non è un grido disperato. La sua è una preghiera carica di fiducia. Le parole che Gesù pronuncia sono infatti l'inizio del Salmo 22, che, apertosi con tale lancinante grido di angoscia, si conclude, come la stessa passione di Gesù, con una consegna fiduciosa, con una parola carica di speranza. E io vivrò per lui, per Dio, e lo servirà la mia discendenza. Gesù dunque prega, abbandonandosi al Padre, certo che verrà esaudito, certo che non verrà abbandonato alla morte. Gesù abbandonato si abbandona al Padre. Al non sentire il Padre, risponde fidandosi del Padre. Così Gesù ha superato la prova della solitudine. Così Gesù ci rivela che ogni esperienza di abbandono può diventare via di comunione con Dio. Così ci insegna a fidarci del Padre, certi che a suo tempo arriveranno luce e consolazione, e che se anche la croce dovesse perdurare, essa, come ha detto bene Don Tonino Bello, non è che una collocazione provvisoria, perché l'ultima parola ce l'ha sempre il Dio della vita. Miei cari, Gesù ha provato l'abbandono totale, la situazione per lui più estranea, potremmo dire più dolorosa, per essere in tutto solidale con noi. L'ha fatto per me, per te, per ciascuno di noi, lo ha fatto per dirci: non temere, non sei solo. Anche nel tuo vuoto, anche nella tua solitudine, anche quando non mi senti, io sono con te. Perciò, come ha detto bene Madre Canopi, da quando Gesù sulla croce ha gridato il suo e il nostro dolore, e in questo dolore ha consegnato se stesso per amore, la sofferenza è stata trasfigurata, le è stato dato un senso, un fine, è diventata travaglio di vita nuova. Alla domanda rivolta al cardinale slovacco Korec su che cosa avesse maggiormente arricchito la sua esperienza sacerdotale, egli rispose: «Potrei oggi dire, dopo 50 anni, che mi ha arricchito più di tutto la persecuzione. Esistono situazioni che ci purificano, ci rendono più umili, ci aprono al mistero della vita e ci avvicinano a Dio. Lui ci fa avvicinare a sé in quei momenti. Esiste una sofferenza purificatrice che per noi diventa benedizione». Sì, esiste una benedizione nella e della sofferenza, ma non lo si può dire a parole. Alla sofferenza si addice il silenzio. Silenzio di fronte a un mistero che ci supera infinitamente. Silenzio di compassione che si fa uno con chi soffre. Silenzio di fede che getta nel Signore il proprio affanno. Nel suo misterioso disegno di salvezza, il Signore vuole aver bisogno anche della nostra sofferenza. Chicco di grano chiamato a diventare spiga. Ciascuno di noi ha una porzione di sofferenza che dovrebbe saper vivere con innocenza, cioè con mitezza, con umiltà, con l'intenzione di unirsi a Gesù, a quel bambino venuto per essere immolato, a quell'uomo che muore sulla croce, abbandonandosi alle mani del Padre, come ritornato bambino nella greppia di Betlemme. Cari fratelli e sorelle, buona settimana santa, e che Dio ci doni la grazia di immergerci nel mistero del suo amore per noi. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.